Cefalea. Danilo, cosa ci consigli? Eccoci, siamo già arrivati alla sesta, caspita, non sembrava quando abbiamo cominciato e invece eccoci qua. Allora, un salmone farcito con gli spinaci, la particolarità è che la serviamo con una salsa di ceci e della frutta, anche in questo caso della frutta che scottiamo. Abbiamo scelto del melone bianco, ma anche in questo caso potete ad esempio utilizzare dell'anguria, magari una un po' soda, perché sennò scottandola rischiate di fare una marmellata, delle pesche o anche delle altre tipologie di frutta invernali. Anche in questo caso abbiamo cercato di fare una ricetta, insomma, che non abbia stagionalità, insomma, che vada bene un po' per tutte le stagioni, magari cambiando qualche piccolo ingrediente anche in base ai vostri gusti. Allora, prima di tutto cominciamo subito a scottare gli spinaci, quindi vi ricordate, è un consiglio che ho già dato altre volte, ma non cuocete gli spinaci in acqua, perché poi buttate nel lavandino un sacco di principi nutritivi e anche di sapore, quindi basta metterli in casseruola con una padella, un filo d'olio, anche quasi niente, dopo averli ovviamente lavati, magari tolti i gambi, quelli più grossi, quindi li scottiamo, appena appassiscono un po' sono cotti, quindi non c'è bisogno di cuocerli ulteriormente. Pochissimo sale, aspettiamo qualche minuto che vengano pronti, però veramente appena sono appassiti toglieteli, perché non c'è bisogno di cuocerli di più. Intanto che gli spinaci vengono pronti, cominciamo a preparare la salsa di ceci. Io qualcuno l'ho già cotto, perché come potete immaginare i ceci hanno tempi di cottura lunghi, quindi li abbiamo messi a bagno in acqua, quindi siamo partiti da ceci secchi, li abbiamo messi a bagno in acqua per tutta notte e adesso facciamo un fondo di verdure, quindi tagliamo del sedano, carote e cipolle a piccoli cubetti e poi li facciamo brasare in una casseruola con pochissimo olio. Se vi piace, ad esempio a me, quando faccio questa sorta di preparazione, mi piace sempre mettere una foglinina di alloro, ma non è strettamente fondamentale. Se vi piace o se ce l'avete a casa, aggiungetela. Okay. Facciamo cubettini piccolini, semplicemente per far prima cuocerli, in modo tale che tanto poi andrebbe frullato tutto e quindi non è un problema, diciamo, estetico o di cottura, ma se fate i pezzi grossi poi ci mettete un sacco di tempo a cuocerli. Altra cosa importante, prima di mettere i ceci, fate ben cuocere il fondo, perché la cipolla, se la cuocete bene, diventa dolce e al contrario, se mettete fiamma alta e non la fate ben cuocere, dà un po' acidità a quello che state preparando e a qualcuno poi mangia magari appunto dei ceci perché vuole stare leggero, cioè, ma invece dice un sapore, insomma, quelle cose poco piacevoli, mentre se tu la fai ben cuocere diventa veramente molto dolce. Quindi un cubettino anche di cipolla, ci diamo una girata agli spinaci, che io ho abbassato la fiamma. Vuoi che ci penso io? Ah, benissimo, guarda, se ci pensi tu, perfetto. Intanto io faccio questi, quindi anche in questo caso olio extravergine, poi sedano, carota e cipolla e facciamo brasare. Facciamo brasare a fiamma bassa, poi aggiungiamo i ceci già ammollati, copriamo con il brodo e fate cuocere a fiamma lenta, quindi deve sobbollire. Una volta che sono ben cotti, li frulliamo. Non mettete il sale all'inizio, perché tutti i legumi poi fanno fatica a cuocere e rimangono sempre molto gommosi. Quindi dopo la metà cottura, quindi quando cominciano a essere un po' morbidi, aggiungiamo un pochino di sale. O volendo anche alla fine, tanto poi vanno frullati, potete sistemare di sale e pepe anche all'ultimo, quindi senza nessun problema. Questa salsa, se la fate in estate anche a temperatura ambiente o appena appena tiepida, e se la fate in periodo invernale ovviamente calda, magari siamo più predisposti a mangiare delle cose calde quando ovviamente fa freddo. E possiamo magari chiedere alla nostra esperta se possiamo cambiare i ceci con qualche altro legume o se è consigliato solo i ceci. Magari possiamo mettere dei cannellini quindi ci dicono sì, possiamo magari aggiungere anche dei cannellini, magari per cambiare la ricetta, o qualche volta abbiamo in casa quello. Infatti, almeno ci adeguiamo. Apro la dispensa, ho quello, e quindi come dire. I ceci sono più buoni, però, secondo me, in salsa.
Sì, sì, è vero. Ci dice, i ceci secondo lei sono più buoni. Ripeto, perché magari... sì, magari non la sentiamo. Non la sentiamo da dietro le quinte, però sì, è vero, in realtà hanno molto più sapore. E i ceci come già sono... quindi abbiamo detto che sono cotti, come vengono? No, questi sono ancora crudi, questi sono soltanto ammollati in acqua fredda e nient'altro. Poi li ho scolati e adesso li mettiamo con il fondo di sedano, carote e cipolle, copriamo con il brodo e semplicemente li lasciamo cuocere pian piano. Io qua, magari li inquadriamo, invece ho la stessa preparazione già cotti, perché certo, questi ceci hanno bisogno di circa un'oretta e mezza, quasi due di cottura, e quindi diventerebbe un po' lunga la preparazione fatta in diretta, ma è soltanto una questione di tempo. Adesso ve l'ho rifatta per far vedere, ma è assolutamente identica. Quindi ecco, metti il brodo. Copriamo con del brodo vegetale, preparato semplicemente con sedano, carote e cipolla, pochissimo sale o quasi niente, perché poi deve cuocere, quindi rischiate che diventa troppo sapido. Okay. Allora, adesso cominciamo a frullare la salsa, i ceci che diventeranno poi salsa, quindi frullatore, potete usare anche un frullatore a immersione, come preferite, quello che avete a casa va benissimo. Che odore! Senti che profumo, Allora, chiudiamo e adesso scusate, un po' facciamo di... un attimo di rumore frullo, adesso. Frullo, frullo, frullo. Eccoci qua. Ho smesso di parlare un attimo perché tanto non... non ci sentivano. Non ci sentiva nessuno. Io ho avvicinato il bicchiere anche Hai oggi. Hai fatto bene. Anche oggi blu, no? Anche oggi blu. Piatto, e bicchiere, dentro il nostro bicchiere abbiamo del latte di mandorla. Del latte quindi di mandorla. Come bevanda, sì. Latte di mandorla. Latte di mandorla. Allora, adesso cominciamo a fare questa sorta di panatura del melone, quindi... prendiamo dei semi di zucca, gli diamo una tritata, se dovete farne tanti, anche in questo caso un colpo di frullatore e sono già pronti, eh. Io lo faccio tutti a mano tritati. Perché ne devo fare pochi, ma veramente... È perché mi devi divertire, è no? Perché, sì, esattamente. Che mi piace un sacco. No, sono quei lavori che, insomma, usiamo le macchine. No, ecco, quando dovete farne così pochi non si riesce neanche, perché il frullatore, la macchina, ha bisogno di un quantitativo, quindi quando ne faccio pochi li faccio a mano anch'io, e quando devo farne un quantitativo maggiore, veramente 10 secondi di frullatore sono praticamente pronti. Quindi adesso prepariamo questo melone e lo cospargiamo proprio con questi semi. Quindi prenderà un sapore incredibile, perché i semi tostano e si fondono con il sapore della frutta. Certo. Okay? Quindi li lasciamo qua. Intanto che questi completano, noi... E adesso arriviamo alla parte principale, quindi al salmone. Quindi il salmone, facciamo una tasca... Allora, salmone anche in questo caso. Quindi deve essere io già... così, cioè a forma di questi di pezzi, no? Cioè sì, a porzioni, più o meno grandi, dipende, la porzione dipende sempre anche quanti piatti mangiamo, no? Perché ovvio che se diventa un piatto unico magari possiamo fare una porzione leggermente più grande. Altra cosa che io consiglio sempre, compratelo con la pelle. Allora, il salmone vi dice lui quando è cotto, perché io lo appoggio in padella antiaderente senza condimento. Il calore parte da sotto e il salmone ha questo bellissimo colore, ma quando comincia a cuocere diventa bianco, cioè bianco, insomma, schiarisce un po', non proprio bianco. Quando arriviamo a metà di questa parte più chiara, lo giriamo per farlo rosolare leggermente sotto. Aspettiamo 2 minuti, perché questo? Perché se l'abbiamo appena tolto dal frigorifero, quindi magari a 3 o 4 gradi, in mezzo rischiamo che rimanga freddo, quindi poco piacevole. Quindi lo appunto scottiamo e in mezzo non lo cuociamo troppo, perché altrimenti poi diventa stopposo. Però ripeto, ce lo dice già lui quando è cotto. E la pelle, io sostengo sempre che se ben croccante è molto buona, se invece proprio non vi piace, poi una volta cotto prendete la spatolina e andate tra la pelle e la polpa e la lasciate direttamente in padella. Quindi
però questo ve lo protegge, perché se vi distraete un attimo durante la cottura non rischiate che brucia il salmone stesso, quindi la parte che comunque andate a mangiare. Sì, ce lo raccontavi in una delle ricette, esatto, precedenti. Esatto, sì, io abbiamo fatto un altro pesce, ma io lo sostengo sempre, perché sì, tutti sì, poi lo vediamo, spesso lo si compra senza pelle ed è un peccato, perché appunto da una parte è buona, anche se poi vedo che poi molti non la mangiano, ma non è un problema, vi aiuta semplicemente la cottura. Allora, lo tengo in mano così, così lo facciamo vedere bene in camera, perché quindi lo andiamo a farcire, quindi prende questo colore bellissimo, perché il salmone sì, ha questo colore già bello di suo, e quindi gli facciamo questo inserto verde, ne mettiamo un pochino anche di qua, e poi pochissimo sale e pepe, e padella, ricordo, è padella antiaderente senza condimento. Quindi una cottura, poi se volete ne mettete un filo crudo, ma non perché dobbiamo per forza cuocere senza condimento, ma in questo caso proprio non serve, andremo ad aggiungere del grasso o qualcosa che veramente infatti non gli dà anche nessun valore aggiunto. Anche perché credo che anche lo stesso salmone butta giù un po' di... No? Sì, in realtà poi insomma ovviamente la nostra dottoressa ne sa molto più di me, però i grassi dei pesci sono omega 3, quindi insomma sono grassi che fanno bene, ecco. Adesso io sicuramente lo dico in modo non corretto. Conferma. Però, eccoci qua, guarda, è già bello così soltanto da vedere, no? Allora, adesso non ci resta che cuocerlo, quindi io prendo padella antiaderente, metto al massimo giusto per scaldarla, poi abbassiamo perché altrimenti rischiamo di bruciarla. Quindi un po' di sale, se vi piace anche un po' di pepe, se non è strettamente necessario ovviamente, e posiziono qua. Ci vuole qualche minuto, quando vedrete che comincia, adesso poi magari lo alziamo dalla padella, sì, così infatti lo riusciamo a farlo vedere meglio, quando comincia a cambiare colore lo giriamo giusto per dargli una rosolata leggera sopra, e poi spegniamo un attimo appunto per farlo scaldare anche nella parte interna. Allora, intanto io sposto queste cose, io invece ricordo, cioè c'è venuto a trovare, io ero appassionata, no, a guardarti, cioè neanche me ne sono accorta, scusami Michele, perdonami. No, ma ero affascinata anche io da quello che facevo. Cioè, ero sì, è bellissimo da vedere, è bellissimo anche da mangiare. Dunque, buonissimo, direi. Siamo anche una fogliolina di basilico. Salmone, stessa famiglia del salmerino, della trota, il coregone, il temolo, che sono poi invece pesci di lago, no? Pesci di acqua dolce. Però vengono tutti della stessa famiglia. 40 milioni di anni fa, un unico originario, diciamo, specie originaria, dove poi a distanza di anni, perché diciamo di milioni di anni, 20 milioni, 10 milioni, si sono differenziate le varie specie. Il salmone nasce nell'Atlantico settentrionale, Pacifico settentrionale, poi l'uomo l'ha un po' spostato, e quindi tipicamente nel Nord America, no? Che diciamo, lo conosciamo più per quello che si vede, no? In tutta la storia del pesce, sì, no? Del salmone che risale nei fiumi con gli orsi che se li mangiano aspettandoli al varco. Dei grassi abbiamo già detto, è ricchissimo però di proteine, e contiene tutti gli aminoacidi essenziali, è una caratteristica del salmone questa qua. Invece c'è una bella storiella sul cece, sì? Cece cicer, cicerone, pare che si chiami, che sia stato chiamato così perché un suo trisavolo aveva una grossa verruca sul naso e veniva chiamato Cicerone per via di questa grossa verruca. Quindi il cognome nasce di cecio sul naso. Un cicerone sul naso, e poi si è portato, diciamo, tutta la famiglia si è portato questo nomignolo che è diventato nella storia. Vedi quante curiosità. Che tutti conosciamo. Tante curiosità, sì, è vero. Bene, guardate, vedete che comincia a cambiare colore, infatti, ecco, lo mettiamo a favore di camera, vedete qua comincia un pochino a cambiare colore, e questo ci dice già lui quando è cotto. Aspettiamo ancora un paio di minuti, perché questo ovviamente è molto alto, se prendevamo la parte della coda che era più bassa, praticamente eravamo già quasi finito di cuocere. Io comunque ricordo del motivo del colore blu, no? Mi sa che, appunto, lo ripetiamo, il blu è un calmante,
un tranquillante, un rinfrescante, fa dimenticare lo stress, quindi aiuta tantissimo nel caso della cefalea, e anche l'infiammazione viene placata. Quindi ecco anche la motivazione, diciamo che insomma diverse ricette, no? Hanno diverse ricette, abbiamo utilizzato il colore blu. Niente, sono delle curiosità interessanti e perché no anche utili, perché la cromoterapia potrebbe comunque un supporto. La cefalea è una brutta bestia, ahimè. Appunto, ne so qualcosa. Però sì, solo un secondo, guarda, adesso faccio vedere anche in telecamera, vedi? Sì. Ce lo indica già lui quando è cotto, lo mettiamo da questa parte così lo si vede meglio. Eccolo qua, vedete? Adesso lo facciamo riposare 2 minuti in modo tale che il calore penetra all'interno e quindi finisce la cottura. Potete anche metterci un coperchio, quindi anticipate un po' i tempi. Io quando facciamo le riprese non lo metto mai, perché sennò poi il nostro operatore ovviamente si arrabbia perché non si vede più nulla e quindi non lo tolgo. Però intanto che finite la tua parte, io comincio a impiastare. Sì. No, dicevo che questo sintomo è veramente molto invalidante. Io mi confronto tantissimo con i pazienti e quando appunto trovo quei pazienti, molto spesso direi che soffrono di cefalea, è veramente qualcosa che rende la vita impossibile, è veramente molto invalidante. Come d'altronde un po' i vari sintomi, però la cefalea veramente ti impedisce mentalmente, fisicamente, quindi è veramente un sintomo disastroso, diciamola così. Però noi siamo qui, eccola, vedi? Lei mi porta, cioè, dà quel tocco proprio di allegria, spensieratezza. Tiziana è lei. Di famiglia. Assolutamente sì. Beh, assolutamente ormai ci siamo trovati. Se penso alla prima sera che è entrato Piercarlo quando abbiamo registrato la puntata sulla fibromialgia per il mondo delle intolleranze, che come è entrato, buonasera professore. No, mi sento a casa. Ti ricordi? E quindi voglio dire, pensa da una cosa cos'è nata, e sono felicissima, anche Michele è stato subito entusiasta di fare questa cosa perché ci crediamo fino in fondo. Un connubio, una sinergia veramente bella, importante. E inaspettata, sì. Che stanno comunque portando degli ottimi risultati e frutti. Spero che faremo il bis e faremo altri 10 ricette per altri motivi. Magari coinvolgendo gli stessi pazienti, Un contest. Se ne può parlare, assolutamente. Guarda, penso come organizzarlo, visto che un pochino il computer so usarlo. Sì, brava. Un pochino. Ma poi voglio dire, voglio mettere in evidenza l'importanza delle collaborazioni tra le varie realtà. Qua abbiamo 2 associazioni, AISPO DV, il mondo delle intolleranze, e veramente questa collaborazione dimostra quanto importante l'unione, la collaborazione per portare avanti dei progetti veramente molto molto belli. Prego Danilo. Bene. A te la presentazione. Eccoci spettacolare. Allora, salmone scottato di spinaci, salsa di ceci e melone anche lui scottato con i semi di zucca. Cambiate frutta in base alla stagione. Ma se Luisa dà il permesso. Ovviamente con tutte quelle. Oggi siamo tutti, Devo dire che cioè qua in 2 vesti, il professore, esatto. Perché ha una veste di... Mi sembra così, dal punto di vista visivo... Lo mi dirò a Cannavacciuolo, se vuole un altro chef per Masterchef. Lo teniamo come giudice per il nostro... Poi dopo lo assaggiamo. Si sa mai, vero? Bravissimo. Soprattutto assaggiarlo, vero Piercarlo? Aspetta, sembra molto promettente. Molto. Non lo mangi stasera, non lo assaggi? Adesso lo assaggio. Ah, ecco, mi pareva... A telecamere spente, però. Non aspetti tempo. Hai visto? Va bene. Bene, ringraziamo Danilo per questo piatto veramente strepitoso, per questa bevanda altrettanto importante e di grande valore aggiunto. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.